Oh, ok. Andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Cosa? Niente, cioè che... Non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì, non ho mai camminato in un bosco. È figo. Cara Ellie, siamo pronti? Almeno io sono pronto. Non so te. Se è stato in grado mi ti avrebbe lasciato con me. Magari ora sta bene. Vorrei deluderti mentre venisci nel mio nuovo. Un pavone! Non è vero. Più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti i tempi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Ma non c'è. Ok, delle pillole. Ciao, piccolo. Cosa? Ma sarà stato uno scoiattolo. Allora, ci troviamo in questa foresta, quasi all'entrata del... Un coniglio avevo visto, peccato che non l'ho inquadrato, cioè è stato veloce, è stato un attimo così. Oh, un altro coniglio! Coniglietta! Ma oh, guardate che effetti, luce. Memorabili. Dobbiamo incontrare questo Bill che, detto da Joel, è un suo amico che potrebbe procurarci un'auto. Dobbiamo scavare. No, dobbiamo girarla. Ehi, guarda! Che c'è? Delle lucciole. Beh... Intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Scusa, per un attimo mi ero distratta. No, fai pure. Sono felice di vederti così contenta. E se no sarebbe un mortorio. A noi non piace il mortorio, vero? No. Per niente. Ah, ok, c'è un asse. Penso che dovremmo passare di lì, perché se da quella parte il cancello era chiuso, ed è ancora chiuso, dobbiamo prendere questa asse per oltrepassare. E vai! Questo sì che mi piace. Prendiamo! Andiamo! Ok, Ellie, attenzione. Sei tu, Bill? Ah, c'è del fumo. In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui. No, non c'era mai stato. Questo. E quel fumo può essere lui. Meglio che sia così. Dai, già. Andiamo a controllare. Andiamo. Ah, ce l'ho già un mattone. Il re dei mattoni, Joel. Citazione. Sta attento. Oh. Oh. Eccolo lì. C'è un canestro. Non è che... Chiediamo al clicker se vuole giocare a canestro. Metti che dice di sì. Ho tipo l'ho sprecato. Senza motivo. Ah, una cosa simile. Aspettavo di meglio. Perché stiamo perdendo già troppo tempo? Magari si potevano chiudere le porte. Mi sentirei molto più al sicuro. Ti dico solo questo, Ellie. Qualcos'altro? Okay. Cerco di imparare a fischiare. Ma non adesso, con un clicker. Uno spettacolo. Sì, che fai come a Re Julian? Che quello diceva, prima di morire voglio imparare a fischiare, sì, e poi sputava. Ah, e quello sarebbe fischiare. Gli sputi, ma per favore. Oh, c'è qualcosa di scritto. Pillole.
Consegna di Tess. Quello che ha scritto quel biglietto conosce Tex. Stavo a dire Tex. Tex Wheeler. Aia. Ve l'avevo detto io che sarebbe stato molto meglio non utilizzarlo. Guarda un po' cosa c'è qui. Anche se dovrei avere abbastanza risorse per farmene altri di coltelli. Sarebbe meglio farsene almeno uno. Non dico tanti. Togliti Ellie. Non cantare. Incastrato dall'altro lato. Però non Cosa ci vuole fare? sono fili. No, non è una buona idea. Potrebbe anche Ma se tutto andare. sollevati, come l'apriamo? Beh sì, in effetti tu non puoi sollevare me. Vacci tu. Dammi il piede. Ascolta, devi solo aprire, ok? Nient'altro. Vabbè, non è che può fare chissà cosa. E poi non sembra esserci gente, cioè, o brutte sorprese. Beh, per quel che ha fatto. Ora vi insegno un trucco. Vabbè, che voi sicuramente lo sapete già. Per Dunque, diciamo che procurarvi prendiamo la altri chiamata. coltelli o almeno altre risorse, fate Allora, così e dobbiamo così. decidere. Marlene dice che tuo fratello, Ta-da! soprattutto, faceva parte delle luci. Altro coltello, Dovrebbe dovrebbe sapere. funzionare ancora. Ok. Vive lontano? Ci Ta-da! serve un'auto. Questo solo se avete già un bastone, come nel mio caso modificato, e di fronte a voi avete un bastone del genere. Quindi non modificato, normale. Solo così funzionerà questo trucco. Questo è il trucco, dei coltelli infiniti. Come sapete, le risorse in questo gioco sono molto importanti e bisogna Ehi, guarda! Gli utilizzarle gnomi! bene. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove c'era un Sì, sacco. l'ognomo, Io ho sempre pensato che Ranocchio fossero. e un angelo. È un angelo! Non ho sentito quello che hai detto tu, ma vabbè. Intanto qui abbiamo trovato altre cose. E quindi diciamo che io conosco solo questi due trucchi, cioè quello del coltello, dei coltelli infiniti e poi quello di prendere il mattone e andare accovacciato in questo modo per andare ancora più lenti e serve per non farvi, cioè anche se ci andate vicinissimi vicino a un clicker, non vi sentirà. Anthony Pizza! Oh, proprio, cioè, la Naughty Dog piaceva la pizza, a quanto pare. Cara Ellie, ma dov'è Ellie? Ah, eccoti. Ma no, è sbucata da lì. È un tunnel. Siamo fuori dal tunnel del divertimento. E adesso lo è anche Ellie, fuori dal tunnel. Oh, si porta via la porta, sì. La sedia. Wow! Ma veramente mi sto andando a perdere. Ah, qua non si può entrare proprio. Ecco. Lo sapevo io. Ellie si è buggata. Oh, Ellie, piano piano, eh. No, piano piano, un passo alla volta, forza. Può riuscirci. Ce la puoi fare, vai. Niente, Ellie. Mo mi deve far arrabbiare. Vabbè, usciamo da qua, va. Beh, oggi non lo so come la vedo a Ellie. Boh, qui si blocca. Non sarà fare la ginnastica. Non sarà mica un personal trainer. È uscita dalle piante. Homer invece entrava nel cespuglio. Oh, ok. Qua sopra, se non sbaglio, stava una targhetta delle luci. Madonna. Luci erano dappertutto, eh? Già, Già, Hui andavano bene. Devo portare il messaggio Wang. che... Ah, questo è cinese. Cos'è quel foglio? Sì, quella è opera di Bill. Qualcosa Attenzione a ne non so solo pungerti. lui. Per Bob. Siediti, Bob. La combinazione. Ok, adesso devo solo trovare la cassaforte. Chissà dove sarà. Eccola! Ehi, proprio così, in bella vista. Cioè, metti che uno è un bravo scassinatore, però in compenso. Evacuazione obbligatoria. Adesso dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena? Non possiamo Vedi, caricare. alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior
maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Oh! Gesù! Porca miseria! Che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Bella, vero? Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare l'uva. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammino. Devi insegnarmi come si fa. Diamo un bel po' di pillole. Ah, guarda un po', un'altra trappola. Però guarda frecce. Immagino di sì. Vabbè, poi tutte queste scritte ci fanno capire la situazione delle persone. Ah, è finalmente l'arco. Cioè, Lascialo usare a me. la Sono mentalità bravo. delle persone. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambe, coprirci a vicenda. Non credo. Sai, mi sa Tutto ok, tanto sali. che, appunto, quella scala ci serve. Wow. Merda. Lo Come utilizziamo? questo giocattolino? Fantastico. Sapete, lo stavo per mancare. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare Posso a me. Hai prenderla? Poi capito? non si è rotta. Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a Oh. conoscersi. Beh, chi ama gli estranei? Ma per il motivo che all'inizio bisogna conoscere bene le Ricordiamo, persone. stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Guarda qui. Hai sentito? Sì. Là c'erano delle trappole. Aspettate un attimo. Sentito, se n'è andato. Chiunque stava. Troveremo quando sarà morta per Ma sta zitta. Sarà un deficiente, boh. Qualcuno che si era cagato sotto. Sta zitto, mi hai fatto sprecare quattro colpi così a cacchio. A me lo stai a dire. Ci siamo. Sì, che foglia. Ordine di evacuazione. Rachel. L'ho fatto apposta. Altre pillole. Allora, ci faremo una bella scorpacciata. Sapete cos'è? Mi ho sprecato un bel po', ma lo facciamo. Cioè, puoi colpire un runner, per esempio, più volte, invece con la bottiglia. Vedi quello? Vai indietro. Andiamo. Incredibile, il mattone non si è rotto. Stammi vicina. Speriamo. E li faccia. Ti ho preso. Porca troia, Bill! Che è successo? Una delle stupide trappole di Bill. Bill se ne inventa di tutti i colori. Là, il frigorifero. Dovrà essere quello il contrappeso. Ok. I fogli che passano davanti sono bellissimi. Pium! Dagli la corda e scenderò. Faccio io. Che bello strapenzolare. Sì, strapenzolare.
un cavolo. No! Come ho fatto a mancare un colpo simile? Uè, buono. No. E va buo. No, l'avrei colpito in testa. No. Sta lontano da... Ok. Oh. Ma come... Ma certo che il secondo colpo lo manco sempre, eh? Cioè, qualcosa di bellissimo. Vattene a quel paese. Oh my... State... Ma è incredibile, io non sto colpendo una volta. Non ti danno proprio il tempo, eh? Oggi proprio non è cosa. No, ma vedi che incredibile. Se ti stai giù, fa la cosa migliore. Quando vuoi. Ne avessi azzeccato uno di colpo. Cosa avevo detto prima? Ma sono indeciso fra l'oscillazione dell'arma. Oh, colpite! Noto! Va che lo prende di nuovo. E statti fermo. Mannaggia la miseria del... Io e la mira siamo delle cose molto diverse. Lo so, lo so. Bello, eh. Certo, dovremmo leggermente caricare l'arma. Via Bill, qua non conviene stare. Qua dietro, eh. Via! C'è pigliano! Ecco, ma non ho preso. Mannaggia te, Bill, ma quando ti muovi è sempre tardi, comunque. Va, che me ne vado... Cioè, potevamo risparmiarci tutta questa vita persa. Tanto piacere a cacchio. No, che fai? Non verrai mica da me. Ma va che vuole venire da me. E pensaci te. Bill, pensaci tu. Va bene, le vuoi? Te le do. Di santa ragione. No, Bill, ma tu me lo mandi proprio. Oh, un bastone. Madonna. Che cavolo. E non si stanno buoni. Sì, andiamo via. Grazie.
Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un segno... Basta! No, stronza! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettato! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio.